queste cose di solito. Possiamo provare diverse soluzioni, non è che abbiamo tempo. Ci divertiamo, dai. Lui è caduto a Caporetto. Quella carneficina del 24 ottobre del 17. Sua moglie, pensa, aveva raccontato al figlio che... Se ne farei una larga, un po' lenta a scendere, e poi una stretta. Allora, do io il via di quando deve scendere, però. Stefano, facciamo l'avvicinamento, vai in fondo proprio. Porta via quel Stefano, quando io faccio così, vieni. Porta via quel pezzone. Ah no, era lì. Allora. Comincio a fare i pezzi. Ciao. Ciao. Il massimo del risultato, lascialo, per così e per così, sì. Ecco. Ok, adesso però fuori dal sì, palle, eh sì, perché sennò c'è ancora? No, vai più vicino là sotto, ecco, così, giralo, ecco, sì, così, così. Ok. Volta,
Guarda che non è la prima volta che qualcuno scava una buca. Che potrebbe nevicare. Ma non vorrei mica lamentarti per il posto adesso. Guarda che a monte è andata peggio di così, cosa credi? Anche nella mia famiglia, sai? Non è andata molto bene a qualcuno che mi ha messo il mondo, no? Non è andata bene per niente. Possiamo? Sì, allora Stefano, come adesso, ricordati di non stare troppo con lo sguardo sull'ipotetico olivo, quindi guardati intorno, pensa come avevamo. Dato che dopo giriamo una uguale, masto più stretto, cerca che nel limite del possibile di fare gli stessi movimenti allo stesso posto per montare poi. Chi ha il testo? Allora, i punti dove, come abbiamo deciso, accedere ti incazzi un po' e quelli che dove invece ti commuovi, falli come abbiamo provato. Sì, sì. Poi ne facciamo uno, poi vediamo se è il caso di accelerare di più. Un di po'. Ok. Mi dicevi quel gesto che volevi fare, come lo intendevi? No, ma aspetta, ha del tic, dici? Ma non lo so, vediamo. Lo fai come ti viene. Sì, un po' una cosa un po' nervosa, magari. Esatto. Sai, ripetilo solo sempre uguale, più o meno, sì, sì. Che diventi, non dico un tormentone, ma non esageriamo, quattro volte basta, 4-5 volte. Può essere un po', spiego anche un po' fannoso, sai, in certi momenti, adesso. Aspettiamo che finisca di suonare le campane, sì, di mezzogiorno, sì. E poi attacchiamo. Tanto suonano un minuto. Di cavolo e polenta. Cavolo e polenta. Perché noi lo capiamo, ma poi diventa. Ah, okay. Poi un'altra cosa sul testo. Ricordi quando parli del nonno che dici che prima che è morto, digli a 26 anni dopo. A 26 dopo l'ho detto. Hai detto quello. Sì, sì, sì. Per il resto sei stato a vedere. Okay. Lì scava. È tornato nessuno. Sì, ci sta. Sì, sì. Scavi lì, comincia a dare qualche colpo di. Sì, perché in effetti io volevo fare delle pause perché sennò è troppo. Però questa è troppo lunga. Sì, sì, sì. No, dai, infatti, però appunto non sapendo. Ok. Anche secondo me anche all'inizio, in partenza, prima che cominci il monologo, scavare un po' di più, perché sei appena arrivato in montaggio, dai due palate e poi cominci a parlare, secondo me è troppo poco. Sì, 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 ci va anche il tempo di. Sì, sì, certo. Ok. Allora facciamo una cosa, poi scavi, dopo la battuta non è tornato nessuno, prima di Caporetto scavi, sì, e poi scava tra la prima e la seconda guerra mondiale, quindi quando. Fai tutta la cosa lì di Cadorna. Mio nonno era uno di loro. No. Mia nonna gli diede un figlio, mio nonno. Anche lui si sposò piuttosto giovane. Quindi dopo mio nonno lì scavi di nuovo. E poi partiamo con l'altra cosa. Anche lui si sposò molto giovane. Quindi facciamo quelle due pause. È più drammatico magari fare dove c'è mio bisnonno era uno di loro. Lì comincio a scavare perché mi viene anche un ma po'. Ma non di. So, ma vedi anche come te la senti tu, perché. Secondo me è meglio stoppare. Cioè, il problema è che. Io penso, io al pensiero mio nonno mi commuovo. Sai cos'è il problema? Che scavare mi. Tu hai la cosa che ti devi ricordare il testo, quindi non vorrei. Cioè, sì, fallo sì, anche sì. Quando a te viene bene, perché io posso dire. Tanto ma. Tu dicevi dopo la frase dopo, io lo farei subito, il mio bisnonno era uno di loro. Ok. C'è un cambio, ho la commozione, mi metto a scavare che mi aiuta a buttare via st'idea, poi riprendo quando sono più calmo. E poi ne farei un altro scavo quando dici il suo destino invece può diverso da quello di mio padre. Poi scavi un attimo, poi durante un conflitto a fuoco e lì dici che è stato ferito. Magari ti faccio segno io con la mano quando devi partire a scavare. Okay, ci sta, ok. Vabbè. Quindi partiamo. Rifacciamo dall'inizio, ecco questa. Okay. Andiamo poi dopo staccare e vedere l'ulivo nel buco. Dobbiamo vedere lui che prende qualcosa e lo mette nella buca. Quel movimento lì dobbiamo farlo alla fine. Ma tu fallo sempre. Poi dopo quello che non ti serve non lo usi. No. Quell'azione lì, l'azione che lui prende sta cosa, mette nella buca. E poi dobbiamo sentire con la pala che con i piedi che ha schiacciato qualcosa sotto. Non possiamo farlo adesso, altrimenti se lui continua a parlare con questa inquadratura, l'ulivo dovrebbe già essere piantato. Sì, se continua a parlare dopo. Sì. Esatto. Però quindi può venire fin qua sotto, prenderlo sul largo. Esatto. Però lo vieni facciamo. Qui, fai finta di prenderlo, qua sotto macchina, e poi non prendi niente e stacco. E lo facciamo alla fine, quasi del dialogo. Poi perché poi facciamo poi anche dei dettagli di lui con la terra.
terra smossa che non vediamo ancora la pianta, bianco e il piede con le mani, no? Chiude il buco praticamente, perché poi quando stacchiamo vediamo poi cos'è. Allora c'è invece tecnicamente c'è una cosa che quando lui sale molto di intensità. Ti va forte l'audio? L'audio del radiomicrofono è un po' forte secondo me, però io aspetterei a abbassare i toni. Abbassarlo. No, no, lui deve andare come deve farlo. Dico noi, a tirarlo giù di livello aspetto di cambiare taglio. Sì. Perché adesso che è a metà di questo taglio qui, poi improvvisamente provo anche a dargli l'audio un po' più volume. Lo facciamo sull'altra inquadratura. Sull'altra inquadratura scendo tu due tacche. Scendi. No, ma tu non no, ma scende Ezio e non tu. Sennò... Scende Ezio, non tu, la recitazione. Se no siamo panati. La recitazione devi, vai come esattamente senti. Come adesso. Scende Ezio di audio, di acquisizione. Però questo taglio qui lo porto fino alla fine così. Sì, va bene. Poi su quella stretta abbassi un attimino. Basso sì. Attacca, perché ho paura che poi vada in distorsione. C'hai sempre questo che ti salva. Però. Ok. Ti ha dato la cassetta, si è posto. Aveva 19 anni appena compiuti e si era sposato da appena 3 mesi. Poi, un bel giorno di aprile, arrivò l'inevitabile notizia. E così è dovuto partire, insieme ad altri 2 ragazzi del paese. Non è tornato nessuno. Lui è caduto a Caporetto, in quella carneficina del 24 ottobre del 17. Pensa che sua moglie aveva raccontato al figlio che, nell'ultima lettera che aveva ricevuto dal fronte, le aveva scritto di essere scampato una decimazione. O vedere le loro giovani vite spezzate in maniera così assurda, il dialogo, la via del dialogo dovrà essere l'unica percorribile. Per risolvere tutti i problemi che potranno crearsi tra le nazioni, i popoli, le culture, le religioni. Così naturalmente. Proprio a partire dalla famiglia, bisogna accantonare tutta la violenza per risolvere anche i conflitti più complicati. Pronto. Proprio a partire dalla famiglia, scusa, non sto. Sono sbagliato. Proprio a partire dalla famiglia, bisogna cominciare a. Aspetta però. Sì, quella lì però bisogna accantonare prima, la soluzione della violenza. Però devo arrivarci prima, perché se no non mi viene. Che cosa c'è prima? Anche tra i genitori e i figli, tra i padri e le madri. Il dialogo, riparto da lì perché mi viene più. La via del dialogo dovrà essere sulla via. Vai, vai, dove parti, da dove ti senti? Il dialogo, la via del dialogo dovrà essere l'unica percorribile. Per la soluzione di tutti i problemi che potranno sorgere tra le nazioni, le civiltà, i popoli, le religioni. Le religioni. Che cazzo. Le culture. Come l'è? Io bevo. Si scavare, ma quando. Questo è stato il momento segretario di produzione. Ciao Mauri. Continuità. Spegni il microfono. Sì, questo fra 5 anni ci metti tutti in riga. Ciao Mauri. Ciao Ezio. Buono, abbiamo fatto qualcosa di buono. Pausa adesso. Ciao Mauri. Ciao Ida.